L'argomento che trattiamo oggi credo che sia di grande interesse per il soccorritore e per tutti coloro i quali sono impegnati nel soccorso alle persone. Specificamente io tratterò l'argomento dell'inconsapevole, virgolettato ovviamente, inquinamento della scena del delitto. Non sarà un'esposizione esaustiva di tutta la materia, per la quale è necessario un corso apposito di diverse ore con pratica anche e simulazioni con personale che si presta a effettuare questo tipo di operazioni. Il mio impegno sarà però quello di cercare di trasmettere alla platea quante più nozioni possibili affinché chi interviene in una scena del delitto, e per scena del delitto può essere un ambiente chiuso, un ambiente aperto, quindi possiamo trattare ed intervenire in appartamenti, quindi in luoghi chiusi, oppure semplicemente su strada. Mi viene in mente, per esempio, tutta quella che è la problematica, magari, che è collegata agli incidenti stradali e alle ipotesi di reato legate all'omicidio stradale. Quindi il mio intervento sarà volto a dare, più che altro consigli di tipo pratico per evitare qualche piccolo e inconsapevole inquinamento della scena del delitto. Qualche piccolo riferimento sarà fatto anche ad alcuni casi di cronaca, ma relativamente solo ad esempi pratici, proprio per sensibilizzare la platea a porre la massima attenzione, come già peraltro fa in tantissimi interventi. Diciamo che in particolare la regola numero uno per non inquinare una scena di un delitto è quella di essere protetti. Protetti in che modo? Con guanti, con calzari, con eventualmente, se è necessario e se si dispongono di altri strumenti che evitino il contatto tra chi sta soccorrendo e l'ambiente circostante. Questa è una delle regole numero uno che è alla base anche di tutti i protocolli che vengono adottati dalle forze di polizia quando intervengono in una scena criminis.